Qual è l'auspicio di Eagle? Cosa pensate? Qual è la situazione? C'è ottimismo? Ma l'ottimismo c'è perché lo abbiamo visto l'altro anno, no? Quando eravamo tra un lockdown e un altro, la gente al cinema, nonostante delle restrizioni veramente pesanti, è andata. Tenet ha fatto 8 milioni, piuttosto che After ne ha fatti 4, eccetera, After 2. Quindi l'ottimismo c'è perché la situazione sta molto migliorando e c'è una marea di prodotto ottimo. Eagle ne ha una parte di questo prodotto da mettere al cinema, esclusivamente al cinema. E quindi io non ho dubbi che l'esperienza condivisa della sala tornerà a essere importante. Senti, solo al cinema allora? Partiamo da dopo l'estate, il 16 di settembre esce Ancora più bello, che è il sequel di Sul più bello, un film che è diventato un po' il simbolo dello scorso anno, perché uscì il 21 di ottobre, 4 giorni dopo chiusero le sale. Andammo al numero 1 del botteghino, però poi chiusero le sale. Ma il film è andato talmente bene, è piaciuto talmente tanto che abbiamo girato 2 sequel insieme, uno esce il 16 di settembre e l'altro uscirà a febbraio. Ancora più bello andrà al Festival di Giffoni e poi uscirà in sala. Per quanto riguarda invece le grandi punte, noi abbiamo parecchie punte quest'anno da qui a dicembre, una di queste chiaramente Top Gun Maverick, l'attesissimo sequel di Top Gun, un film che abbiamo visto e amato tantissimo. Questo sequel è molto molto più bello del primo, che è una cosa straordinaria per un sequel, non accade mai, però è un film pazzesco, veramente bellissimo, vedrete Tom Cruise fare delle cose mai viste, ma più che altro è un film pieno di amore. Un film anche molto femminile, perché c'è l'amore per la donna, l'amore per il figlio, l'amore per il padre, l'amore per l'amico, c'è molto amore in questo film, infatti è molto commovente alla fine, c'è adrenalinico ma è anche commovente, quindi è perfetto. Altra punta di diamante è naturalmente il nostro film di Natale, House of Gucci, il film sull'omicidio Gucci girato da Ridley Scott con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, sicuramente me ne dimentico qualcuno. Un altro film per bambini, che però è molto molto atteso per bambini ma anche per adulti, è La famiglia Addams 2. Ritornano i doppiatori del primo, quindi ci sarà ovviamente Virginia Raffaele nei panni di Morticia, Pino Insegno come Gomez, Luciano Spinelli e Leonora Gaggero come Pugsley e Mercoledì e poi naturalmente la meravigliosa Loredana Bertè nei panni di Nonna Addams. Questo tutto quanto appunto avviene nei prossimi 6 mesi, quindi insomma c'è parecchio lavoro.